Perché insomma la partita è finita da non abbondante, mi sono un po' sbollito, perché sono rimasto un po' deluso, ma sinceramente fino a un certo punto deluso. Però è normale, quando è normale perdi, ci sta sempre l'amarezza rimane, perché sul pareggio, sull'1-1 ci speravo, penso come tutti quanti ci speravamo, però purtroppo un paio di episodi hanno deciso la partita, perché poi funziona così. Sta coppa per noi veramente, io penso che è una cosa stregata, per noi proprio è una cosa. Noi potevamo fare 100 finali, 99 le perdevamo, perché per me è così. Ma non c'è verso, noi non potevamo vincere sta coppa, è impossibile vincere. E se la vinciamo perché non si sa come la vinciamo. Purtroppo è così, non, è verità, raga, non è che tanti, però è verità. Perché se voi andate a guardare sull'1-1, avevamo pareggiato e stavamo noi a dominare la partita. In quel momento la partita la tenevamo pure in pugno noi. Succede pure che c'è un rigore su Pogba, non lo fischia, eccolo là, ripartenza. Dopo manco 2 minuti segnano loro, ma come segnano? Segnato Suarez, ma come? Tiro de Messi, Buffon che fa la stessa cosa, quella che fece contro il Bayern Monaco. Lo stesso, un gol preso, un gol uguale, uguale dentro, così, per respingere la palla, invece da buttarla via, come ha fatto nel secondo, sempre il portiere loro, su un tiro de Marchisio, che la palla gli è arrivata all'angolo, che ha fatto, l'ha presa, l'ha buttata verso il calcio d'angolo, invece no, Buffon proprio l'ha respinta davanti. Quello si è trovato un piatto d'argento, puffa, l'ha infilata dentro. Vabbè, succede, però porca miseria, due episodi che hanno cambiato. Potevamo stare 2-1 noi, potevamo stare, invece no, se siamo trovati dopo 2 minuti 2-1 per loro. E questo è un po' te scoccia, tutti quanti saranno contenti, i gufacci del merda saranno contenti, niente, però c'è da dirlo, non l'avevamo detto, già arriva in finale per noi è una vittoria. Perché essere arrivato in finale nessuno ci credeva, ma io non ci credo, io come ho detto non ci avrei scommesso un centesimo, invece in finale ci siamo arrivati. Poi te la giochi contro la squadra più forte del mondo, perché Barcellona parlavo di la squadra più forte del mondo, e la cosa che a noi ci ha penalizzato un po' è stata un po' la paura, perché sapendo che affronti la squadra forte sei già intimorito della squadra forte, e poi non ha adoperato la tecnica che ho detto io, perché è normale, non puoi giocare così, devi stare alto, altissimo, quello devi stare troppo, devi stare alto, devi stare alto. Facciamo come prendevamo palla, facevamo fatica, abbiamo, la ributtavamo via, più delle volte ci mettevano loro in difficoltà, ci pressavano altissimi, come fanno loro, sono abituati, quello è il loro gioco. Loro per non farsi mettere in difficoltà, che fanno? Ti pressano altissimi e rischiano, perché loro diverse volte hanno pure rischiato, hanno. Però loro, il gioco loro è quello, loro sa, rischiano, perché anche possono rischiare da farsi fare un gol, però il loro gioco è quello, loro preferiscono attaccare, più che, capito, subire, che cercare da subire, funziona così. Ci hanno avuto quell'attimo da sbandamento sull'1-1, e lì la Juve ci ha creduto, ha spinto un pochetto, però purtroppo non siamo stati incisivi. Abbiamo creato pure il primo tempo un paio di occasioni nitide per segnare, due occasioni nitide per segnare, non cogliamo la porta, non cogliamo proprio la porta, è quello. Tu quando poi non prendi la porta, non, almeno, come fai? Se la butti dentro, come cazzo fai? Dopo è normale che questi vada segnano. Il gioco loro è questo, pressate alto, non fate ragionare. Niente, se la siamo presa in del culo un'altra volta, come ho detto, però nessuno ci sperava. Sperando che il prossimo anno, magari, che ne so, con qualche acquisto buonino l'abbiamo fatto. Però Allegri, secondo me, ha sbagliato, perché Pirlo non doveva entrare subito nel primo tempo, doveva entrare, secondo me, nel secondo tempo poteva entrare, perché gioca più fresco e più veloce. Doveva starci magari Pereira al posto di Vidal, e dietro Vidal, capito come? Però ormai tante cose si dicono, si fanno, poteva essere, se sì, poteva essere così, poteva essere così. Purtroppo Tevez pure non è che è stata tanto in serata, hanno cercato un po', però loro te pressano, come ho detto pure nel video, te pressano, non te fanno ragionare. Loro, il gioco loro è non fatte ragionare, non te fanno ragionare.
Anche se stasera l'abbiamo messo in difficoltà, io penso che in tutta la Champions siamo stati quelli che l'abbiamo messo più in difficoltà. L'abbiamo messo. Però purtroppo non. Perché la finale, anche loro avevano timore, però loro giocano sfacciatamente sempre in attacco. Hai visto quando ripartivano? Addirittura ci sono stati due o tre contropiedi loro, addirittura, che noi al centrocampo, perché quando stai a perdere devi recuperare. A centrocampo loro addirittura noi eravamo 3 in difesa, loro in 5 in attacco e ci hanno graziato diverse volte, un paio di volte ci hanno graziato. Perché proprio loro si spingono tutti in avanti, tutti all'attacco, loro il gioco loro è quello, proprio loro sono propensi al gioco offensivo e sono ottimi palleggiatori, il problema è quello. Poi all'ultimo hanno cominciato a perdere tempo, si sa come fanno loro, pure noi facciamo falli stupidi, dopo lì vai, pecchi di nervosismo e funziona e poi va a finire che traminda il culo. Abbiamo preso il terzo gol che era il 95esimo, ormai l'arbitro, io penso l'arbitro che si era incastrato, che si era rotto il fischietto, perché io pensavo che fischiava, ci dava 3-4 minuti al massimo, ha dato 6, mi pare, 6 minuti, 7, non so quanto cazzo ha dato, alla fine hanno fatto pure il 3-1, però purtroppo è. Niente, raga, io rimango, sono deluso, ma alla fine sono consapevole che il Barcellona è più forte, perché io lo sapevo, io ho detto vinciamo 6-0, 4-0 con la mia tattica, ma sta tattica Allegri non l'ha fatta. Io lo sapevo che non la poteva fare, perché uno deve, secondo me deve rischiare, deve rischiare la partita, te la devi giocare. Così te la sei giocata, ma te la sei giocata fino a un certo punto, perché poi bene o male facciamo sempre quel tipo di gioco, quel gioco che abbiamo fatto sempre in campionato. E nelle partite di Coppa contro squadre più deboli del Barcellona, che ci ha detto bene, che insomma siamo passati. Però contro il Barcellona non può fare quel tipo di gioco come fa in campionato o nelle partite di Coppa che abbiamo avuto, perché il Barcellona fa un gioco tipo calcetto. Loro ti attaccano da presso e fanno fraseggi veloci e tu devi essere bravo lì a contrastarli. Tenere gli uomini alti era quello, tenere sempre gli uomini alti e rischiatela. L'unico gioco che poi Boba pure non è stato incisivo come doveva essere. Ci sono stati 4-5 giocatori sotto forma, forse la sentivano troppo, non lo so. Boh. Comunque niente, vabbè. Ottava finale di Coppa. La sesta persa, vabbè, succede, raga. Noi siamo, come si dice in gergo, uno scherza pure, siamo un buon dentifricio, siamo perdenti, perdenti siamo. Vabbè, raga, io vi saluto, sempre forza Juve, comunque sempre, perché però ci credevo se Allegri, come ho detto, avesse fatto la tattica che ho detto nel video, però purtroppo lo sapevo che la faceva. Ciao, regà, e alla prossima.